L'anziano Accursio non poteva di certo saperlo, ma sopra le sue case, un giorno, si sarebbe costruito il palazzo comunale della città che gli aveva dato tanti onori quale mio illustre rappresentante. La massiccia torre originaria venne nei secoli modificata e ancora oggi scandisce il tempo della celebre piazza che le si apre davanti. L'orologio settecentesco ha eclissato l'originario meccanismo che fin dal XV secolo interpretava i cieli attraverso gli astri e i segni zodiacali. Macchina scientifica, complessa e spettacolare, che rivelava le verità del tempo e dello spazio, scandiva le stagioni della Terra e le mansioni dei suoi abitanti. Astri, sfere, segni e pianeti ruotavano attorno al mondo, perno e ragione del creato. Questa era l'astronomia del periodo, l'astronomia che dal XIII secolo avevo accolto tra le arti dei miei insegnamenti, i cui dottori rivolgevano lo sguardo più sui testi degli antichi che verso il cielo. Questo cielo, divino e filosofico, catturò l'attenzione del giovane Copernico, che, giunto in città per studiare le leggi degli uomini, tornò in patria per riscrivere le leggi dell'universo. In quel periodo gli astronomi si ritrovavano ancora sparsi nei pressi della medievale Porta Nuova, ma presto si sarebbero anch'essi riuniti, richiamati a raccolta dal suono potente della scolara che dall'alto del vicino campanile di San Petronio rintoccava l'inizio delle lezioni, ora impartite nel mio moderno domicilio, l'Archiginnasio. Ricordo, tentò invano di entrarvi come docente anche l'imberbe Galileo, al quale preferì il già affermato Magini. Il pisano, qualche anno più tardi, già divenuto una stella tra gli studiosi del cosmo, dimostrò il mio errore. Sulla torre degli Agresti, in una fresca notte di aprile del 1610, avvicinò il cielo allo sguardo dei colleghi locali, svelando loro la potenza del suo innovativo strumento, il cannocchiale. Da allora le torri divennero alti trampolini da cui fare il balzo per immergersi nei cieli. Nascevano così le specole, negli istituti religiosi e nei monasteri, come quello di San Giovanni in Monte, e nelle private dimore di ricchi eruditi, che solo al di fuori dei miei ambienti potevano permettersi di verificare la falsità dei dogmi e gli errori degli antichi. A quei tempi, difatti, ero ancora vincolata all'indice dei libri proibiti e alle secolari affermazioni dei saggi domenicani. Solo a metà del Settecento, con la salita al soglio pontificio del bolognese Benedetto XIV, i testi che dimostravano la rivoluzione terrestre sarebbero stati accettati dalle fila dei titubanti chierici e dalle università da loro controllate, come la sottoscritta. Quel dotto pontefice, al secolo prospero Lambertini, era della stessa generazione di quelle inquiete menti scientifiche che sotto il generale Luigi Ferdinando Marsili potettero organizzarsi nell'innovativo Istituto delle Scienze. I giovani illuminati trovarono in Palazzo Poggi il luogo ideale dove aprire i loro laboratori e disporre le loro collezioni, ma anche strutturalmente idoneo a sostenere un degno osservatorio, alto e stabile, moderno concorrente delle gagliarde torri medievali e dei sonanti campanili. Una nuova vetta si stagliava tra l'infinita campagna e i dolci colli emiliani. La massiccia e sobria architettura venne disegnata, seguendo i calcoli del matematico Manfredi, da Giuseppe Antonio Torri, allora architetto del Senato, sotto lo sprone e i lauti finanziamenti dell'appassionato pontefice Clemente XI, protettore dell'istituto. Per tutto il XVIII secolo salirono e scesero su e giù per i suoi 272 gradini astronomi, matematici, fisici e semplici appassionati provenienti da tutto il mondo, amici e affiliati dell'istituto che aveva ridato vita ad una città altrimenti sprofondata nel provincialismo. Quanto gli debbo al caro istituto
I miei professori e i miei studenti erano così impazienti di entrarvi nelle ore libere dalle lezioni accademiche. Tra questi, anche Petronio Matteucci e Giuseppe Veratti, marito quest'ultimo della più celebre Laura Bassi, che tra i primi in Europa comprovarono la teoria di Benjamin Franklin sulla natura elettrica delle saette, posizionando proprio sulla cima della specola il primo parafulmine di Bologna. Un altro esperimento passò poi alla storia, sebbene oscurato dalla maggiore notorietà del pendolo parigino di Foucault. Nel 1790, Giovan Battista Guglielmini dimostrò empiricamente la rotazione terrestre ponderata da Newton facendo cadere dalla stretta scala a chiocciola un peso legato a un filo che ancora pende e documenta ai visitatori del Museo della Specola quel felice esperimento. Tale prova era già stata effettuata dallo stesso erudito nella vicina Torre degli Asinelli, che fin dal 600 aveva contribuito con la sua altezza di 97 metri alla verifica di numerose altre teorie scientifiche. La più alta torre di Bologna, che nei secoli fu persino prigione e postazione di controllo straniero, si è prestata anche a questo ruolo. Alla metà del XVII secolo, Geminiano Montanari, uno dei pochi professori che in quel periodo riuscirono ad emergere dal torpore in cui versavo, sfruttò lo slancio della torre merlata per misurare, attraverso il moderno barometro, l'altezza dell'atmosfera terrestre. Sui tetti rossi della città dialogano ancora queste alte vette del sapere, in un panorama che nel tempo si è spogliato di loro antiche compagne, ma che si è arricchito non di meno di altrettante moderne figlie. La torre idrica dell'ospedale Sant'Orsola di Gualtiero Pontoni, i grattacieli fieristici di Kenzo Tange, i palazzoni alveolari di Enzo Zacchiroli, così come la massiccia torre di Giovanni Michelucci, che negli anni 50 del Novecento, per le nuove aule dell'Istituto di Matematica, si è ispirato proprio alla solidità squadrata della specola di Palazzo Poggi, palazzo nel quale, all'inizio del XIX secolo, avevo trovato la mia definitiva sede. Dall'altra parte della città, nel 1931, Giuseppe Vaccaro ed Enrico De Angeli mi avevano dedicato un'altra torre che tutt'oggi svetta sopra la facciata razionalista del Dipartimento d'Ingegneria. Severa e asciutta, come molte se ne creavano nei tanti palazzi fascisti del periodo, anche questa dimostra la sua appartenenza alla famiglia delle torri del sapere, offrendo la sua altezza di 45 metri alle osservazioni geodetiche dei giovani studiosi e accogliendo dentro di sé il deposito librario della biblioteca della Scuola d'Ingegneria. A questo stesso principio si sono ispirati negli anni 90 gli architetti Ballardini e Cuppini quando idearono la torre meccanizzata della biblioteca universitaria. Un forziere librario completamente automatizzato, capace di ospitare e di rendere fruibili più di 650.000 volumi. Non solo torri merlate che pendono e che offrono orizzonti spettacolari, dunque, ma anche torri che continuano a trasmettere una conoscenza secolare ai tanti studenti e ai tanti curiosi che, salendo, ritrovano il piacere della scoperta.